Bella sta musichetta. Where am I? Vorrei saperlo. Io credo che sia that light. It's the king's light. Comunque, io credo che ti stavo dicendo, Sora, che questo sia dove tutte le serrature di tutti i mondi si collegano. Bello, l'ultima... Avessi avuto quel Keyblade merdoso... Avessi avuto quel Keyblade merdoso del mondo classico, questa scena sarebbe stata bruttissima. Meno male che abbiamo l'ultima weapon. Meno male, veramente. Sarebbe stato orribile. It worked. Ok, aspetta. Devo trovare... Ah, ho capito. Praticamente sono tutti i collegamenti che abbiamo avuto fino ad ora. Con tutti i mondi che abbiamo aiutato, tutti quelli che abbiamo salvato, tutto quanto. Bellissimo. Emotivo di bestia questa scena, veramente. Simbolica fino all'inverosimile. Cerchiamo di prendere tutti quelli in basso adesso. Certo, sta cosa non serve a niente a fine di gameplay, però a livello di trama, emotivo e tutto il resto, questa roba è incredibile comunque. Ecco fatto. Credo di averne fatti abbastanza, dai. E ora troviamo l'ultima serratura. Bellissimo. Ah, quindi abbiamo salvato noi tutti quanti? Siamo stati noi a riportare di nuovo tutti quanti indietro per l'ennesima volta. Siamo il salvatore dell'umanità in pratica. Sora. Sora è il salvatore dell'umanità. Cioè, se non ci fosse Sora, il mondo sarebbe stato devastato fin dall'inizio. Kairi? Clink, 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 clink. Eccolo qua, il cristallo di Kairi. Meno male che abbiamo l'ultima weapon in questa scena, veramente. Sarebbe stata una merda. Sarebbe stata una vera merda se avessimo avuto quel Keyblade merdoso. Clean, clean. Ecco la mia serratura. Forza, vieni da me. È tutto così emozionante comunque. Oh, costerà anche 30 euro e lo ripeto, per me è ingiusto. Però queste cose qua... Cioè, allora, avessero aggiunto questi pezzi a un contenuto senza veramente rifarti fare gli scontri extra, quelli già fatti, aggiungendo veramente questi pezzi, facendotelo pagare 15 euro, l'avrei accettato molto più volentieri, anche pagandolo a prezzo pieno 15 euro. Ma 30 euro mi è sembrato esagerato, veramente. Eccoci qua. Siamo di nuovo di fronte a Kingdom Hearts. E abbiamo ritrovato Kairi. Ma storicamente non l'abbiamo riportata insieme agli altri subito. Kairi! Quindi questo sta succedendo tutto nel mentre che noi stiamo finendo il combattimento, però. Tutto questo sta succedendo comunque o mentre lo stiamo facendo o mentre l'abbiamo finito il combattimento contro Xehanort. Perché poi lei tornerà all'isola del destino quando tutti si saranno riuniti.
Kairi. Are you ready for this? Yes. Quello però non è Xehanort. O sì, o no. È un... No, è lui. O forse sul... No, secondo me è solo l'armatura. Come l'Injuring Wheel. Bella la musica. Secondo me è solo l'armatura. Non è Xehanort, veramente. Questa scena. I can do this. So che dovrei combattere con lei, ma vorrei farlo con Sora. Per amor di trama, combattiamo con Kairi. Merda. Ma porca bastone. Ma tu sai volare? No, non sa volare lei. E non sa fare neanche quell'attacco. L'incrocio sonico di Kairi praticamente. Allora. È interessante comunque che stiamo con un cuore. Hanno fatto il cuoricino con le mani, ma quanto siete carini. No, dentro ogni piuma c'era un ricordo. Che magie c'ho? Aspetta. Fira, Tira e Blizzard. Aiuto. Madonna. Meno male che avevo gli Invincibility Frame in quel momento, eh. No, e dai. Ma cosa mi dici? Dici mai? Madonna, scusate se mi zittisco per questi momenti, ma perché veramente sta succedendo l'inverosimile qua. Sono talmente concentrato che in alcune parti non so neanche che cazzo combinare, veramente. Dai. Eh no. Ma perché mi colpisci sempre? Dai. No. E niente. Dai. Oh cazzo. Qua mi sa. Mi sa tanto di attacco iper pericoloso questo, eh. Merda, Meteor.
Ho capito che darkness await, però... E niente, ho sbagliato. Non volevo curarmi. Dov'è? No? Che è successo? Ho sprecato il mio attacco. Sono molto insoddisfatto di quello che è appena successo. Vabbè, adesso è rimasto fermo perché siamo in difficoltà normale, in critico col cazzo che si sarebbe mai fermato. Quanto mi è scocciato aver sprecato per niente quell'attacco, veramente. Ma Sora perché è lì a far niente? Perché Sora non sta facendo assolutamente niente, ci sta solo guardando? Voglio vedere il Firaga di Kairi. La Madonna, devastato. Finale, il colpo finale. Che tra l'altro mi sa che qua è fine contenuto, eh. Dopo questo combattimento, cioè, a livello di storia dico, non ci sarà più nulla. Ok, sono tornati tutti. Ma noi non abbiamo cambiato il corso della storia. Anche perché manca anche Topolino. Qua abbiamo riportato indietro i cuori degli altri che erano un attimo scomparsi. Eccoli qua, infatti. Cioè, non erano lì con noi, erano ritornati a dove dovevano stare. Mamma mia, i brividi incredibili. Con l'ultima weapon. Ma voi ve lo immaginate aver avuto quel Keyblade di merda in questa scena, veramente? Quanto avrebbe rovinato tutto. Quanto sarebbe stata una merda avere il Keyblade merdoso del mondo classico invece che questo. Che poi questo è il punto. Armai Power! Che poi questo è il punto dove si collega loro che entrano nel Kingdom Hearts e vengono da noi. Però ancora Kairi non c'è. Quello che penso che sia questa scena è noi spiritualmente siamo lì con loro. E perché c'è anche la musica triste, quindi no, non siamo lì noi. Preciso, preciso, chiaro, chiaro. Te l'avevo detto. Comunque a me quel Keyblade su acqua non piace, veramente. Mi dispiace, ma... E rieccoci a questa scena. La scena finale. Sai che non mi ricordo che Keyblade avevo quando ho fatto per la prima volta questo combattimento? Forse quello di Ariandel. Quello di Elsa, quello di ghiaccio. E qua abbiamo sconfitto Xehanort.
Where are Sora and Kairi? They were here. They were. But as long as they're together, they'll be all right. Ma quindi ci hanno visto? Cioè, non eravamo lì spiritualmente? Cioè, eravamo lì effettivamente? Non l'ho capito. Now, let's go follow Sora's heart. Ah, ok. Pensavo in quale modo strano io. Pensavo in qualche modo assurdo, tipo, dai, colleghiamo i nostri cuori. Invece no, si sono infilati nella serratura. E rieccoci qua, nel mondo di cielo e mare. Ci sarà ancora il gattino? Bello, comunque, questo posto è fantastico. Ed è qui che noi rivedremo Kairi in Melody. It's so pretty. Oh. Però io sto svanendo ormai. Devo pagare il mio prezzo per aver abusato del mio potere. Kairi, come on. Everyone's waiting. Non devo farla preoccupare, giustamente. What's wrong? Where's Namine? Well, my friend should be here, but... Hey! Chirithi! Mi hai chiamato? Eccomi! Whoa! Hey, why didn't you say something? I was just trying to give you some privacy. Che bravo gattino. Nice to meet you. Oh, ciao. Likewise. I'm glad you're okay. Chirithi, we're heading home. You should come with us. Non posso. What? Ah no, invece sì. Take it from me. It's not enough to wait for someone you care about. Devi agire. Hearts are connected wherever you are. If it's impossible to be together, then all you can do is wait. But if it is possible to be together, then that's how it should be. Oh, che cosa incredibile da dire durante una quarantena, comunque. You know, this really is a beautiful place, but you'd enjoy it so much more with someone you care about. Sicuramente. Before, when I was looking around with Kairi, I remembered how important it is to share moments with friends. That's why you're coming with us. I'm taking you to see your friend, Chirithi. Oh, grazie. Grazie tante. Okay, let's go. Oh. E siamo di nuovo al finale, quello del gioco. Oh. Vediamo, la prima volta mi sono mi sono rattristato nel vedere che non erano tornati. Cioè che non era tornato Sora. Stavolta già lo sappiamo. E Pippo, niente Pippa. Oh no. Non sono pronto a emozionarmi nuovamente io. Non sono pronto. Dove siamo? Ah no, siamo al castello anche noi. Penso che stiamo visitando tutti i mondi. Cioè dove si trovano tutti quanti. E abbiamo messo giù il Keyblade di Heracus. Quindi non lo userà più. E questa secondo me è un'ottima notizia a livello di storia. Vuol dire o che riprende un Keyblade suo o ne trova un altro. Vai, vai. No, non voglio. Mi vergogno. Aiuto. Ehi, ciao! Oh, che bello! Che si sono ritrovati alla fine.
Io veramente giocherei a quel cazzo di gioco del cellulare solo per scoprire bene la storia. Ma mi scogliona troppo, veramente. Mi scogliona veramente troppo. Vediamo come interagiscono qua loro. Beh, questa scena è bellissima. Con Sion vestita normale, Axel vestito normale. E Ener, Pensolet che arrivano. Isaac che ritorna. Ah no, ce l'ha la cicatrice nella realtà. Dicevo cazzata. Ho detto cazzata. Eccoli qua che sono arrivati. Ehi là. I was jealous, Isaac disse. Ho appena notato una cosa sui pantaloni di... Ah no, noi siamo ancora più sopra. Di Einar. Uno degli sgualci che ci sono sul jeans sembra il logo di Kingdom Hearts 2. Rieccoci a Radiant Garden, dove Namine finalmente tornerà. Ah, è tornata grazie a noi. Cioè, alla fine l'abbiamo risbloccata. Ivan che è ritornato anche lui, bello, patato. Oh, Xaldin, quanto mi manchi. Quella gamship merdosa. Pam parapam 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 pam 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 pam. Ah, sto già per emozionare. Che qua poi ho cambiato anche la canzone perché ovviamente copyright. No, 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 non è ancora arrivato niente. Non ti puoi commuovere adesso, per favore. Ti prego, no. Perché io lo so già cosa sta per succedere. Io lo so cosa sta per succedere. Lo so bene cosa sta per succedere e non posso riviverlo sapendo di nuovo tutto quanto. No, no, non va bene. Non è ancora successo niente. Non è ancora successo niente. Ah, a livello di storia non è ancora successo niente, dai. Tanto lo so che il finale è quello. Il finale lo sappiamo qual è. Lo sappiamo tutti cosa è successo. È inutile che mi fai rivedere questa scena. No, non puoi. Non è giusto. E non sei l'unica che piange qua, Kairi, eh? Porca troia. Voglio Melody ora. Oh, no. Mi ero ripromesso di non piangere, però non ce la faccio. Dietro il sipario. E rieccoci di nuovo al finale. Ma cambierà qualcosa? Finally, back where it belongs. Quante domande che ho per quello che sta succedendo qua. Cioè, io veramente spero che in un capitolo spieghino cosa sta succedendo in questo pezzo, ma soprattutto spero che facciano un gioco, la versione non da cellulare di questa parte di Unchained Key, veramente, perché non puoi fare un pezzo importante di storia e giocarlo su un cazzo di cellulare.
No, questo non lo accetto veramente, credetemi. Haven't heard that name in a long while. E lo sappiamo, Xigbar. These days they call me Xigbar, but hey, whatever suits you. Is it really you? Yeah. Yeah, but some time ago I had to cast my old form away. Che secondo me Xigbar ha fatto più o meno la stessa cosa che ha fatto Luxo. Ha fatto la stessa cosa che ha fatto Xehanort, però nel corpo di Braig o direttamente in Xigbar. I had a role to play. And after all these years, it's done. What role? Esatto. E poi qua Malefica e Pietro e Pete. Che cosa ci fanno lì? Come? I guess Ava didn't make it after all. In ogni caso non è una novità. Meaning che si possa viaggiare nel tempo e nella dimensione, però. I told her clear as day what it is I had to do. And is that why you decided to exclude her? As if Ava had her own mission and she carried it out. E sicuramente ci faranno vedere anche il finale segreto, visto che il gioco l'ho platinato. Spero che vi piacciono le storie lunghe. I hope you like long stories. Questo me lo ricordavo, fortunatamente. Ok. E rieccoci qua a loro due giovani dopo la fine della partita, che simboleggiava effettivamente la fine del gioco. Oh, right. What's this? I heard about this new game. Ok, quanti pezzi erano? Non li ho contati. Ok, i vecchi pezzi della scacchiera. E? Just watch. A rivederla ora però, con il senno di poi, si potrebbe dire che i sette pezzi neri, che sono i vecchi maestri, possono aiutare a ritrovare Sora. Ma come? E rieccoci al finale segreto, che è quello che succede a Sora una volta che riporta Kairi indietro. Ci ritroviamo a Shibuya, ma non la Shibuya di The World End With You. Secondo me è un'altra Shibuya, cioè è la Shibuya ma non la stessa degli eventi di The World End. Però la mia domanda è: qua c'è anche Riku. Perché c'è Riku? Sora posso più o meno capirlo. Ma Riku? Perché si trova qui? Che io la prima volta che l'ho visto ho detto: è San Fransokyo quella? No. Uno ci pensa, però no, non è. Shibuya 104. Che Riku in realtà non sta guardando Shibuya, sta guardando quel palazzo. E su quel palazzo tecnicamente si trova Yozora. Eccolo lì, infatti. Che Riku stia cercando Yozora? Ma perché? Come sono collegati? Perché? Perché lui esiste? In che modo? E poi lui, il Master of Master? Xigbar? Demix? Domande.
Col procedere del prossimo episodio sono necessari i dati di salvataggio completato. Salva i tuoi progressi. Ok. Episodio Limit Cut, ora disponibile nel menu del contenuto scaricabile.